I draghi, creature mitologiche rappresentate spesso con un carattere fortemente negativo, legato al male, quasi di origini infernali. O almeno sono così nei film o nei racconti fiabeschi. Ma esistono realmente queste straordinarie creature? O sono comunque esistite in un passato? Non abbiamo prove certe della loro passata esistenza, ma incredibilmente a Milano abbiamo diverse testimonianze che farebbero presumere una reale esistenza dei draghi. Sappiamo infatti dalle cronache medievali di Galvano Fiamma, storico religioso del 1300 circa, che esisteva in zona Porta Orientale, oggi Porta Venezia, una cava o caverna in cui si nascondeva un malefico drago che con le flautolenze appestava l'aria e uccideva chiunque si trovasse in quei luoghi. Il Galvano Fiamma, il cui nome sembra ispirarsi direttamente ad una storia di draghi, scriveva così. In questi tempi, poco dopo la morte di Teodosio e del nostro padre Santo Ambrogio, nella parte della città dove è la chiesa ora di San Dionigi, nacque un pestifero morbo, onde ne morirono quivi assai centinaia di persone, né sapendosi dove fosse cagionato questo accidente, in quella parte sola della città, essendo in tutte altre parte sanissima, fu scoperto un grande dragone, che usciva a certe ore dalle cave, e col pestifero e mortifero fiato suo ammorbava l'aria, al qual, non trovandosi rimedio speditivo, come in tale istante caso faceva bisogno, Umberto, uno dei primi nobili della città di Casalangeria, allora luogotenente del detto conte d'Italia, mosso dal suo naturale valore e dalla pietà della patria, si espose al pericolo della vita per liberare la patria. Andò dunque il coraggioso Umberto contro il mortifero drago, armato non tanto di ferro quanto di forza d'animo, di destrezza e di ingegno. E tal fine felicemente lo uccise, e liberò la sua patria con gloria eterna di lui. Da questo Umberto ha avuto origine Casa Visconte. Questo documento trecentesco, che narra come ebbe origine la dinastia Viscontea, potrebbe essere accomunato ad un altro documento di circa 300 anni più recente, ad opera di Carlo Torri, che riguarda la costruzione del mausoleo Triulzio, che si trova in corso di Porta Romana. Ecco cosa scrive il Carlo Torri. Trattasi di un'istoria manoscritta datami dal principe cardinale Teodoro Triulzi. Adoperandomi a costruire l'arbore di sua antica famiglia, che numera più di 800 anni di nascita, come nell'iscrivere i fondamenti di questo mausoleo fu trovato il carcame di un orribile e mostruoso drago. Ciò non vi sembri fuori di credito, poiché questo sito, dinanzi ad essere ecclesiastico, altava a formare quel vasto serraglio chiamato il Gasto, dove solevasi racchiudere feroscissime belve con le quali vincevasi ogni giorno a cozzare ardite persone armigere. In questo documento, inerente al mausoleo Triulzio progettato dal Bramantino, si parla di un ritrovamento in fase di costruzione di una carcassa di drago. In realtà, proprio sotto il mausoleo sono state ritrovate numerose sepolture paleocristiane e si suppone vi fosse persino una necropoli precristiana, ovvero pagana. Questi ritrovamenti potrebbero aver innescato la leggenda del ritrovamento dei resti del drago. Infatti, il paganesimo veniva spesso associato al male assoluto, al pari delle immonde bestie come erano appunto i draghi. Questi due documenti storici testimoniano come in passato la credenza che i draghi esistessero veramente fosse molto radicata. Da questi scritti capiamo tra le altre cose che lo stemma adottato dagli Sforza, comunemente chiamato il Biscione o in lingua milanese el Bishun, sia a tutti gli effetti un drago stilizzato. Un altro dei simboli milanesi che richiama la figura del drago è la bandiera di Milano, una croce rossa in campo bianco, nota come Croce di San Giorgio. La storia di San Giorgio è notoriamente legata a quella di un drago, anche se curiosamente per trovare un'iconografia del santo legata alla leggenda del drago non dobbiamo andare nella chiesa di San Giorgio Martire, bensì nella chiesa di Sant'Eustorgio, in zona Porta Ticinese, più precisamente nella Cappella Visconti,
dove possiamo osservare un interessante affresco di San Giorgio che cattura il drago, ai cui piedi si nota lo stendardo degli Sforza, forse accomunando i due draghi, quello di San Giorgio e quello sconfitto nel 1300 dal capostipite della dinastia sforzesca. La storia narra che il santo, passando per le vie di Salem, in Libia, incontrò una principessa che stava per essere divorata da un drago. Essa infatti, anche se figlia del re, era stata estratta a sorte come vittima sacrificale. Il santo sconfisse il drago, salvando la principessa, e dopo la conversione al cristianesimo da parte della città, uccise la bestia feroce, facendola portare poi fuori dalle mura, trascinata da quattro paia di buoi. Meno chiara è invece l'origine di un altro drago milanese, il famoso drago verde. Tipica fontana meneghina, che al posto del normale rubinetto ha una testa di drago, da cui l'acqua esce sia dalla bocca sia da un forellino sulla testa, che permette di bere semplicemente otturando con la mano il flusso dell'acqua dalla bocca. È interessante notare che mentre il drago verde in Piazza della Scala è totalmente in bronzo, le altre, sparse un po' per tutta la città, sono in un materiale meno nobile, cioè in ghisa. Forse questa particolare fontana potrebbe avere origini da una fontana quasi nascosta in un sotterraneo del castello sforzesco, che ha come elemento decorativo proprio un bellissimo drago. Ai piedi di questo drago troviamo il vessillo sforzesco. La storia di questa fontana, detta Fontana dei Mangiabagai, è molto interessante. Essa non è antica, è infatti della fine 1800-inizi 1900 ed è stata realizzata da Luca Beltrami. Ma questa fontana ha due copie identiche, o quasi. Una a Seregno e una nella Villa Mirabello, a Milano. L'originale, senza però la scultura del biscione aggiunto dal Beltrami, è però a Bellinzona, nella chiesa dei Santi Pietro e Stefano, ed è attualmente usata come acquasantiera. Un altro drago, serpente, si trova in Piazza Mercanti, nella casa dei Panigarola, che è attualmente l'entrata dell'area espositiva del Palazzo della Regione. Questo serpente, realizzato con sassi di differenti colori rispetto a quelli della pavimentazione, apre le sue fauci proprio davanti ad una porta molto suggestiva, al cui piedi si trova un buco coperto da una grata. Questo serpente o drago è un vero mistero. L'epoca in cui dovrebbe essere stato realizzato è all'incirca il 1400, anche se si accenna ad una struttura ancora precedente. La bocca che si apre davanti alla porta potrebbe avere una qualche relazione con la lapide affissa sul muro e che ammonisce sui rischi conseguenti al ricorrere delle cause legali. Il Palazzo della Regione era infatti la sede del Tribunale. Ma quello che tra tutti è il drago per eccellenza è Tarantasio. Il drago che appestava il Gerundo, il grandissimo lago che lambiva i confini di Milano. Tarantasio fu sconfitto da San Cristoforo. Questo santo viene spesso rappresentato cinocefalo, ovvero con una testa di cane. Questa particolarità fa pensare che esso sia in realtà il risultato dell'unione dei miti cristiani con le precedenti religioni pagane. Infatti il cane rappresenterebbe la costellazione del Canes Majoris e la stella Sirio, spesso associata al dio celtico Lug. Infine non possiamo non citare il Duomo di Milano. Tra le numerosissime sculture della sua facciata infatti possiamo ammirare un'innumerevole quantità di draghi e serpi. Forse una di queste formelle rappresenta proprio il drago Tarantasio. Inoltre, più in alto, sulle fiancate della cattedrale, possiamo notare numerosi gargoyle, alcuni di questi con forme di drago. Questi gargoyle servirebbero per scacciare le forze del male. Come abbiamo visto, Milano è legata insolubilmente al mito dei draghi, che se nel cristianesimo vengono considerati esseri diabolici e immondi, per la città di Milano diventano invece un simbolo positivo, legato alle origini e alla forza della terra, come se volessero ricordarci le radici antichissime di questa città, quando gli dei erano legati alla natura e il serpente, poi diventato drago nell'iconografia medievale, rappresentava i quattro elementi: acqua, fuoco, aria e terra. E anche questa puntata di Milano Misteriosa è terminata. Spero di avervi incuriosito con immagini e racconti che riguardano i misteri della nostra città. I misteri continuano e non dimenticate di guardare le puntate precedenti e ovviamente
quelle che verranno. Ciao a tutti.